Giovani in cerca di guai. E questo è il profilo degli autori delle aggressioni agli autisti del trasporto pubblico locale che si sono registrate a Pescara negli ultimi giorni. Episodi reiterati che determinano un clima di preoccupazione in cui sono costretti a lavorare gli autisti dell'area urbana. A parlarne al TG8 è Patrizio Gobeo, della FILT CGL per Pescara e Chieti, che chiede interventi urgenti per risolvere il problema e riportare la sicurezza nei luoghi di lavoro. È avvenuto nella giornata di giovedì che un gruppo di ragazzi extracomunitari sono arrivati alle mani, sfoderando anche dei coltelli in autobus. Il collega è stato abile nell'aprire prontamente su segnalazione di alcuni passeggeri e far scendere il tutto. L'arrivo dei carabinieri, pur essendo tempestivo, però non ha garantito di poter individuare questi soggetti. Tre giorni dopo, sempre lo stesso gruppo di questi ragazzi si è reso protagonista all'interno del terminal bus, spruzzando uno spray orticante all'interno del bus e ha causato a una passeggera uno svenimento perché ha ingerito questo prodotto. Chi sono i protagonisti di questi episodi di violenza? Tendenzialmente giovani, ma a questi si aggiungono anche persone che chiedono, fanno delle richieste che non possono essere esaudite, una su tutte, fermate che non sono autorizzate dalla nostra azienda. E se noi dovessimo attemperare a queste richieste saremmo sanzionati con dei provvedimenti disciplinari. In che clima si lavora alla luce di quanto accaduto? C'è tensione. Di solito nel momento in cui vediamo grossi nuclei di persone, soprattutto di giovani che salgono sul bus, abbiamo sempre un occhio rivolto verso lo specchio retrovisore e la tranquillità non è quella che dovremmo garantire per poter uscire di casa e poter tornare incolumi verso le nostre abitazioni. Noi chiediamo all'azienda una cosa molto semplice. Abbiamo apprezzato che si sono adoperati dopo le nostre segnalazioni nel voler provvedere a poter mettere una paratia più alta perché al momento sono bassi e sappiamo che hanno inviato dei preventivi. Questo può essere positivo. La stessa cosa vale per, ci riferiscono che il 31 di marzo prenderà a piede una sala di comando dove ogni segnalazione delle quattro province abruzzesi saranno recepite e poter essere inviate al posto di polizia più vicino per poterci tutelare. Però in questa fase, fino a quando non arriverà questo provvedimento, noi abbiamo bisogno di qualcosa di concreto e questo chiediamo che vengano nelle corse più complesse messe a disposizione o guardie giurate o controllori che ci possano dare un supporto per poterci far lavorare in tranquillità.